Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se in ginocchio mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. Il brano di cui parliamo oggi è il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto, presente nel Vangelo di Matteo. Un brano molto articolato, ricco di immagini simboliche. Innanzitutto ricostruiamo il contesto. Dopo l'esperienza del battesimo che ha profondamente segnato Gesù, come abbiamo visto, il testo dice che lo Spirito lo conduce nel deserto per essere tentato dal diavolo. Cioè, siamo di fronte all'esperienza della tentazione, della prova. Che cos'è una tentazione? La tentazione è qualcosa, è un'esperienza psicologica complessa, qualcosa che tutti proviamo. La tentazione consiste nel sentirsi spinti a fare qualcosa che percepiamo come sbagliato, eppure ci sentiamo appunto spinti a comunque farlo. Ecco, il testo del Vangelo di Matteo ci dice che Gesù ha sperimentato questa esperienza. Come è costruito questo racconto? Innanzitutto, si dice che Gesù vive questa esperienza nel deserto e nella Bibbia il deserto è un luogo importante perché ha un duplice significato. È il luogo della prova, luogo dell'essenzialità, ma è anche il luogo dell'incontro con Dio, proprio perché nella sua essenzialità porta la persona a comprendere quali sono gli elementi fondamentali della vita. Ed è esattamente su questa cosa che ci concentriamo. La prova che Gesù dovrà affrontare nel deserto lo aiuterà a comprendere cosa è essenziale nella vita. Come è costruito questo racconto? Questo racconto è costruito con un dialogo, abbiamo visto, abbiamo sentito, tra Gesù e il diavolo. E in questo dialogo le tentazioni sono costruite intorno a tre immagini simboliche importantissime. La prima tentazione. Il diavolo si avvicina a Gesù e gli dice: «Se tu sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Prima parte della frase: «Se tu sei figlio di Dio». Quindi la prova innanzitutto è: dimostraci chi sei. Se tu sei veramente quello che dici di essere, allora avrai un potere particolare, quindi usa questo potere per trasformare questi sassi in pane, cioè usa questo potere per avere ciò di cui hai bisogno. Quindi la prima tentazione riguarda le cose materiali della vita, le cose di cui abbiamo bisogno per vivere. Usa il tuo potere per avere, potremmo dire, ricchezza. In questo senso, quindi, i sassi in pane non rappresentano semplicemente ciò che è essenziale per vivere, il pane,
ma rappresentano tutte le cose materiali. La risposta di Gesù è stupenda, bellissima, perché dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi l'uomo non vive solo di cose materiali, l'uomo non vive solo di ricchezza, certo le cose sono importanti, ma c'è qualcosa che è più importante, e questo qualcosa che è più importante è la parola di Dio. E la parola di Dio, ormai l'abbiamo capito, è l'amore. Il mettere al centro della vita l'amore. Se questo si fa, se si mette al centro l'amore, allora ecco che anche le cose essenziali per la vita riusciremo a procurarcele. Non saranno queste la prima nostra preoccupazione. La seconda tentazione, più complessa, si sposta sul Tempio di Gerusalemme, sul pinnacolo del Tempio, nel punto più alto. E il diavolo dice a Gesù: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto che i tuoi angeli ti sorreggeranno con le loro mani, perché non urti contro un sasso il tuo piede. La tentazione si sposta nel luogo sacro, nel luogo dove si incontra Dio, dove si conosce Dio. E la tentazione: se tu sei il figlio di Dio, compi un gesto straordinario, compi un miracolo, qualcosa di meraviglioso, ma non meraviglioso perché libera dal male, meraviglioso perché sorprende, perché fa vedere a tutti la tua potenza. Se sei Dio, mostra questa potenza. Tutti ti ascolteranno, se buttandoti dal tempio arriveranno gli angeli a prenderti e a non farti cadere. La risposta di Gesù è essenziale e stupenda: non tentare il Signore tuo Dio, non metterlo alla prova, non pensare di usare Dio come vuoi tu, non pensare che Dio, siccome è Dio, allora può intervenire quando vuole, facendo cose straordinarie, effetti straordinari. Dio è onnipotente nell'amore, la sua potenza si manifesta, si rivela nell'amore, non nel compiere cose straordinarie che fanno ammirare da tutti la sua potenza. Quasi che l'incontro con Dio si caratterizzi per il fatto che quando abbiamo bisogno di qualcosa, ecco che allora ci rivolgiamo a Dio e Lui sistema tutto con un gesto straordinario. No! Non tentare Dio vuol dire riconosci Dio nella sua onnipotenza d'amore. Chiedi a Dio questa potenza per affrontare con coraggio la vita, per portare nel mondo il regno di Dio. E la terza tentazione, la più terribile, si sposta su un monte altissimo, in cui, dice il testo, si vedono tutti i regni del mondo. E il diavolo si rivolge a Gesù e gli dice: tutte queste cose io ti darò se in ginocchio mi adorerai. Ecco la tentazione più terribile, la tentazione del potere, del sentirsi potenti sopra il monte altissimo. Tutti i regni stanno sottomessi. La tentazione che sta alla base di ogni male, sentirci superiori agli altri. E il diavolo glielo dice: se tu ti inginocchi davanti a me, tutto questo sarà tuo. La tentazione del potere è la tentazione per eccellenza diabolica, cioè del male. E quando noi mettiamo il potere sopra ogni cosa, dice il testo in questo modo simbolico potentissimo, è come se ci inginocchiassimo davanti al diavolo. Perché? Perché andiamo a rinnegare la nostra umanità. Perché diciamo che noi ci sentiamo più potenti degli altri, ci sentiamo superiori agli altri, distruggiamo la caratteristica della nostra umanità, che è l'incontro con gli altri, la relazione con gli altri, nell'amore, nel rispetto. E anche in questo caso la risposta di Gesù non lascia spazio a fraintendimenti. Adora il Signore tuo Dio e a Lui solo
rendi culto. Vattene, Satana. Alla fine lo manda via, no? Ma lo manda via come? Come Gesù supera la tentazione? Dicendo: adora il Signore tuo Dio, cioè rivolgi il tuo cuore non al desiderio del potere, ma alla fonte dell'amore. Rivolgi il tuo cuore non al desiderio del dominio, del senso di superiorità, ma rivolgi il tuo cuore verso quella bellezza tipicamente umana, che è quella della relazione, dello stare con gli altri, allo stesso livello. Perché grazie alla potenza dell'amore si supera ogni tentazione. Si è sereni, si è in pace con se stessi e con gli altri. E quando il diavolo viene cacciato a questo punto, perché è cacciato da questa potenza dell'amore, si ritrova senza armi. Ecco, il testo dice che allora gli angeli si avvicinano a Gesù e lo servono. Un'altra immagine simbolica per dire: ecco, Gesù ha fatto la volontà del Padre. E come l'ha fatta? Mettendo al centro l'amore. Ha scoperto che cosa è essenziale nella vita. E ancora una volta la sua ricerca lo porta in ciò che aveva accolto e compreso durante il battesimo: la potenza dell'amore. La verità sta nell'amore. Nel momento in cui ci fidiamo dell'amore, ci affidiamo a Dio nell'amore, siamo pronti per essere esseri umani completi e felici.